Ok, grazie di essere venuti. Mi chiamo Paolo San Micheli, sono un Agile Business Coach e uno Scrum Trainer e sono il vostro impedimento per il pranzo. Quindi cercherò di stare nei tempi e fare tutto come previsto. Sono anche, oltre ad essere un impedimento, l'autore del libro Scrum for Hardware, che è un libro in cui racconto le storie dei pionieri di coloro che hanno applicato per primi lo Scrum per la costruzione di oggetti fisici. Anche lo scorso anno, esattamente in questa stanza, ho parlato di una testimonianza, di un'esperienza di un'azienda italiana. E anche quest'anno vediamo da un altro punto di vista cosa si può fare in questo contesto. La storia che vi racconterò e che verrà testimoniata fra poco è stata fatta in collaborazione con una società molto grande, industriale, si chiama Festo. È un colosso industriale nel mondo, fa ben 3 miliardi e 2, sono leader di settore per quanto riguarda l'automazione industriale e hanno anche una scuola industriale, quindi insegnano varie cose, tra cui anche Lean e Agile, ma se andate su, e la parte consulenziale, se andate su YouTube c'è queste cose meravigliose. Io l'anno scorso l'avevo chiesto a Babbo Natale di portarmi perlomeno la farfallina, perché mi piaceva provarla in ufficio, però purtroppo sono rimasto deluso. Ora speriamo quest'anno Babbo Natale ci pensi, mi faccia avere un... va bene anche una formica, no? Se nel caso. Allora, di che cosa parliamo oggi? La domanda più comune che mi fanno quando qualcuno si avvicina all'agilità è: da dove inizio? Specialmente se ho da fare un prodotto fisico complesso e quindi sono in ambito industriale. Da dove iniziare? Quindi oggi vediamo il percorso che sta facendo un'azienda italiana veneta dall'inizio, quindi proprio i primi momenti. Conoscete questo treno? Qualcuno? Do you know this train? What is it? DLR. Ok, la DLR è il treno più moderno che c'è a Londra, che va dalla zona aeroporto, London City, e va verso il centro e arriva più o meno nella zona di Canary Wharf e poi verso London Bridge. Ok, questo è il treno più moderno che c'è a Londra. Se voi arrivate all'aeroporto London City, arrivate, c'è un tornello modernissimo, con la vostra carta di credito touch, toccate, pic, potete passare. Le porte si aprono da sole automaticamente. Il posto migliore dove stare è questo, perché vedete, non c'è conducente, è un treno automatico, è meraviglioso. Arriva a destinazione, uscite, tic, di nuovo carta di credito per dire dove siete usciti, e perfettamente il vostro viaggio è assolutamente eccellente, no? Sapete la velocità massima di questo treno? 30 km all'ora. È il treno più lento della linea metropolitana di Londra. Vedete questi binari? Vedete cosa c'è qua? Cosa succede a questo treno se in questo punto va più di 30 km all'ora? Fa un salto, no? Guardate questo scambio. Cosa succede in questo punto se il treno mentre gira va più di 30 km all'ora? Cioè, chiaramente... Quindi il treno è modernissimo, potrebbe potenzialmente andare anche molto veloce, ma i binari gli impediscono di andare così veloce. E questa metafora che usa spesso il mio amico Peter Steven, la metafora è che abbiamo un team Scrum che vorrebbe andare veloce, che vorrebbe essere performante, ma c'è l'organizzazione, i binari, che gli impediscono di essere ciò per cui è nato. E quindi come si fa a iniziare a fare con Scrum? Occorrono due team. Un team che fa le cose per davvero e fa un progetto pilota, va bene, e un altro team di manager che risolve gli impedimenti. Scrum Scale lo chiama Executive Action Team, un team di manager che risolve gli impedimenti uno a uno. E quando si fa il pilota Scrum, in realtà non si misura il metodo. Cavolo, ormai funziona, si sa, sono un po' di pattern organizzativi messi insieme, delle regole facili, e queste Scrum funzionano. È logico se visualizzi il lavoro e lo prioritizzi e le persone sono più contente, invece dove pensare cosa faccio per primo. È ovvio, non c'è da sperimentare Scrum, ma quello che si fa quando si sperimenta Scrum, in realtà sperimentiamo i binari per questo nuovo modello di treno. Cioè misuriamo, grazie agli impedimenti che il team comincia a sollevare, la nostra prontezza organizzativa a giocare a questo nuovo gioco.
che guarda caso è anche un gioco di squadra. E quindi il pilota serve proprio a questo, per darci l'idea di quante cose dobbiamo cambiare la nostra organizzazione per far performare quel team e quindi anche il resto dell'organizzazione. Beto Scamaschi vi dice, ok, quindi con gli impedimenti create un reference model, che sono le vostre difficoltà nell'essere agili, che abbinato con il metodo vi dà delle domande, vi dice, hai pensato a come distribuisci la vision? Hai pensato a come distribuisci il lavoro? Hai pensato come prioritizzi? Tutte queste cose, allora vi dà un'idea di come cambiare la vostra organizzazione. Da dove partire? La cosa importante è partire dal business. Si parla di come facciamo soldi, come facciamo valore, qual è il nostro value stream, in che modo lo facciamo e quali sono i value source, da dove nasce questo valore nel mercato. E l'idea di avere questa robusta conversazione tra manager e capire quali sono i cash cow, quelli che pagano, tengono accesa la luce oggi, e quali sono i rising star, quelli che domani potrebbero alimentarci, e scegliere qualcosa che è nel mezzo, non subito il cash cow per favore, perché quelli non abbiamo chance di sbagliare, ma nemmeno qualcosa di troppo piccolo e irrilevante, se no tutto li passerà avanti. Probabilmente un rising star che sta abbastanza a cuore. E con quello iniziare il nostro percorso di scoperta degli impedimenti organizzativi. Per raccontare questo percorso ho qui un'azienda veneta, Piovene Rocchette, la Sisma, e il suo amministratore delegato Vittorio Gaudino. Vado, mi metto qua. Ok, buongiorno a tutti. Beh, innanzitutto l'agilità è stata quella di togliere la cravatta e la giacca, quindi vuol dire essere adattivo, quindi qualcosa ho imparato lavorando con voi. E, allora, due parole veloci per intanto dare il contesto, se no non capiamo che cosa vuol dire lavorare sull'hardware. Allora, l'azienda Sisma è un'azienda, si diceva, del Vicentino, che opera su una piattaforma mondiale con un headquarter a Vicenza e delle filiali direttamente di proprietà in certe aree del mondo, come per esempio negli Stati Uniti piuttosto che il Messico, o ancora con degli ambiti distributivi o diciamo filiali commerciali. Abbiamo prevalentemente tre assi importanti dal punto di vista tecnologico sulle quali basiamo i sviluppi dei nostri prodotti, anche tanto per avere un po' un quadro. Quindi lavoriamo nell'ambito della micromeccanica, dopo vedremo come si declinano in tema di prodotti, lavoriamo nell'ambito dell'utilizzo della tecnologia dei laser e ultimamente diciamo la new entry che è l'additive manufacturing, quindi il 3D. Per avere così un'idea molto più concreta e quindi declinare proprio in prodotto, quando parlavamo di micromeccanica, partiamo dall'azienda nata nel 61, quindi parliamo di una parte legata prevalentemente alla micromeccanica di altissima precisione, perché nasciamo, essendo a Vicenza, nel contesto dell'orafo e quindi le macchine per costruire le catene. E quindi tutto quello che riguarda il mondo orafo in generale. Dopodiché ci siamo ovviamente orientati sull'utilizzo in primis del laser per la saldatura, perché volevamo diventare green, quindi rispetto al passato nell'ambito dell'oreficeria, per dopo estendere a livello industriale, e quindi avendo tutta una gamma di prodotti che riguardano ad esempio il mondo, quello che chiamavi welding, quindi la saldatura su parte di laser. Abbiamo tutta una parte relativamente a quello che diciamo in un mescolo lo chiamiamo machining, che prevalentemente quindi è la marcatura sia di superficie che marcatura profonda, quindi l'engraving, o ancorché tutto il mondo del taglio, quindi tutto quello che si può vedere come utilizzo finale del mondo del laser. Ci siamo orientati ormai dal 2014 nel mondo del 3D, in questo caso siamo partiti in primis col mondo della stampante 3D a polveri, e vedrete se andate a vedere anche sui siti internet che questa cosa è stata una cosa abbastanza dirompente, soprattutto per un'azienda di taglia media come la nostra, perché abbiamo svegliato così la curiosità di una grossa azienda. Infatti questa tipologia di prodotto viene fatta in joint venture con la Trumpf, che è un gruppo tedesco
di più di 4 miliardi di fatturati all'anno, quindi abbiamo svegliato un po' una cosa molto interessante per quei signori. E ci siamo orientati, vi abbiamo presentato la fiera Formnext, che è la fiera più importante al mondo del mondo del 3D, lo scorso anno, con l'introduzione di un sistema di LP 3D a resine. Vi ho dato così un po' un'idea di quello che può essere la, diciamo, l'aspetto di difficoltà, la complicazione dal punto di vista tecnologico. Questi prodotti vanno declinati a sua volta all'interno di diversi mercati, perché i mercati che noi andiamo con tutta questa gamma ad avvicinare sono, sicuramente in primis vi ho detto, diciamo, l'ambito storico dell'azienda, quindi il mondo della gioielleria, dove l'utilizzo della meccanica, ma anche del mondo laser, perché la saldatura, il taglio, l'engraving, eccetera, viene ovviamente utilizzato in quel mondo. L'estensione è stata quella di poter utilizzare le stesse tecnologie, in questo caso prevalentemente l'ambito del laser, neanche il 3D, nell'ambito industriale, quindi vediamo saldature pulite piuttosto che realizzazioni in 3D metallo. Siamo partiti ormai da 2 anni in un settore molto molto importante per noi, che è stato generato da quello che è il mondo del 3D, che è il mondo del dentale, per finire con la presentazione quest'anno, dove ci ripresenteremo sul mercato e dove abbiamo iniziato un percorso abbastanza interessante del mondo medicale. Allora, avete visto tecnologia, avete visto branch, quindi mercati diversi, tanto per dirvi quanto complesso è muoversi in questo mondo. Quindi, partendo da questo concetto che vi ho presentato, perché siamo andati sul mondo agile? Tutto parte da un'analisi, si diceva prima, deve partire dal business, qui si dal mercato, quindi cosa succede, cosa il mercato ti sta chiedendo, di avere la capacità, intanto l'umiltà e l'accettazione di poter dire ok, mi metto, mi siedo e comincio ad analizzare il perché e come si sta muovendo il mercato, quali sono gli assi, i value stream, come si sta muovendo il mercato, cos'è che il mercato mi sta chiedendo oggi magari di diverso nel passato. Sicuramente il time to market. Io credo che oggi sia inconfutabile per tutti che la velocità con la quale siamo chiamati a dover rispondere ai bisogni del cliente è inconfutabile. Deve essere sempre, sempre più compresso. Un'altra cosa molto importante che abbiamo scoperto è la complessità, nel senso che quante volte abbiamo sentito dire che in un mondo produttivo europeo, in modo particolare, non possiamo immaginare, per esempio, che la salvaguardia di un'azienda passa attraverso semplicemente dei progetti di riduzione costi o di low cost product. Perché sicuramente non siamo attrezzati, non potremo mai essere probabilmente attrezzati per combattere esclusivamente sull'ambito costo. Quindi siamo chiamati a fare quello che il mercato oggi sta chiedendo sempre di più. Che cosa sta chiedendo? Una specializzazione, una customizzazione, prodotti sempre più complessi e personalizzati, che non è banale. Cosa vediamo in altro, come io lo chiamo il terzo asse che va a complicare questa cosa? Beh, l'incertezza. Da stamattina continuiamo a parlare e a sentire incertezza. Agile è proprio cucito su misura per l'incertezza. Quindi partire in un mondo, come nel nostro caso, dove ci rendiamo conto che sempre è più difficile avere... Allora, so che chi fa Agile odia la parola specifiche. Parliamo di richieste, di bisogni, sempre meno congelati all'inizio del progetto. E questo viene ulteriormente accentuato. Voi pensate, noi facciamo dei laser, intanto è immaginabile o inimmaginabile che i nostri clienti abbiano la competenza che possiamo avere sui laser. Quindi quando ti fanno una domanda e che è un bisogno per il loro processo produttivo, spesso e volentieri scoprono che, per esempio, la potenzialità di quella tecnologia gli permetterebbe di fare qualcosa ancora di meglio. E quindi la tua bella specifica o richiesta originale viene modificata in corso d'opera. O ancora, come nel nostro caso, il cliente stesso, mentre sta facendo un processo nuovo per il suo cliente, riceve una richiesta di modifica del cliente. Quindi siamo di fronte alla necessità di dover continuamente autoadattarsi. Quindi, se in più da questi tre assi, time to market, complessità, customizzazione, incertezza o evoluzione durante il progetto, le caliamo all'interno di mercati diversi, potete immaginare che il time to market dell'orafo non può essere time to market del medicale, che l'incertezza che c'è per esempio su un settore maturo sarà diversa, quindi i pesi, le alchimie tra questi diversi pesi sono diversi. Quindi questo ha ulteriormente complicato quello che la modalità con la quale
L'azienda è chiamata a far cosa? A sviluppare il prodotto. Quindi io devo in qualche modo sviluppare il prodotto tenendo conto di questi assi. Quindi che cosa abbiamo visto in Agile, in Scrum, in queste modalità? Sicuramente una risposta a questo genere di difficoltà. Quindi come possiamo noi autoadattarci per rispondere al meglio a questi cambiamenti contenuti nel mercato? E pensiamo di aver trovato, dico pensiamo perché come diceva Paolo prima, poc'anzi siamo partiti dall'inizio di quest'anno, quindi un percorso anche per noi abbastanza difficile e nuovo, quindi abbiamo delle aspettative. Quali sono queste aspettative? Beh, sicuramente vi ho detto cercare di ridurre quanto più possibile il time to market, quindi ridurre al massimo. Sicuramente riuscire dalle tecniche, perché lo vediamo e lo spiegherà Paolo, Agile sta a significare avere questi team che sono responsabilizzati rispetto a quello semplicemente del capo che ti dà addirittura la soluzione nel momento in cui tu devi sviluppare, quindi avere un innalzamento dell'efficienza e dell'efficacia di questi team e gruppo di lavoro. Attraverso quindi la creazione di questi team che hanno anche lo scopo di dover insieme definire delle soluzioni, indirettamente riuscire a motivare, a caricare le persone, quindi essere automotivate a poter insieme trovare la migliore, diciamo, soluzione per arrivare allo scopo. Ovviamente il progetto stesso deve, con questo sistema, questa è l'aspettativa, rispettare tempi, costi e ovviamente qualità del prodotto. La cosa importante, l'abbiamo sentito poc'anzi dalla presentazione che c'è stata, togliere l'offuscamento. Il fatto che facciamo delle review dove tutti sono invitati, far vedere a tutti in totale trasparenza cosa si sta facendo, non è una cosa banale, perché si dà veramente questa opportunità di questa vitrina, quindi questa trasparenza è quello che ci si aspetta in termini proprio di status di progetto. E infine, visto che noi viviamo e sopravviviamo solo ed esclusivamente attraverso l'innovazione, immaginiamo che questo strumento possa essere un viatico, possa essere quella benzina di cui abbiamo bisogno per lavorare meglio in una chiave creativa e innovativa. Quindi, partendo da questo, ti ridò la presentazione, partendo da questo abbiamo detto ok, ci crediamo, abbiamo avuto chi ci ha ospitato per farci vedere un'esperienza magari già elevata in Breton ovviamente, e quindi abbiamo deciso con Paolo di partire a fare una prima sperimentazione che adesso lascio Paolo presentarvi. Grazie. Quindi un po' di pratiche. Un po' di pratiche, il titolo del talk è Engineering Practices for Scrum for Hardware, quindi l'idea è quali sono le pratiche e come tali possono essere di ispirazione, non devono essere necessariamente copiate, no? come alla carta carbone. Siamo partiti appunto da loro, dal management. Abbiamo fatto il training al management, abbiamo fatto il lift off del team di management. Quindi si sono creati il loro canvas in cui si sono domandati per chi sono i nostri clienti, chi non lo sono, di che cosa hanno bisogno, quali sono le barriere che loro incontrano nel raggiungere questo bisogno, che cosa possiamo offrirgli e quali sono le aspettative di business e i rischi contro cui andiamo incontro. E avendo scelto di partire nell'area laser, quindi dei pilastri tecnologici, abbiamo scelto il laser come primo candidato, abbiamo fatto un workshop di una giornata in cui, raccogliendo persone di tutti livelli e parti organizzative, abbiamo mappato che cosa voleva dire proprio concept to cash. Abbiamo un'idea per fare una nuova macchina oppure abbiamo una richiesta per fare una nuova macchina, la macchina dal cliente funziona, quindi anche il post vendita. Abbiamo fatto quindi il value stream map, essendo a Vicenza avevamo anche uno sfondo particolarmente motivante, e sulla base del value stream map abbiamo mappato sotto le competenze che coinvolgono ogni step. Le competenze aggregate per, diciamo, gruppi, profili, diciamo, hanno costituito una matrice di competenze, una skill matrix. Abbiamo fatto quindi un questionario
Molto semplice, Google Form è una cosa open, no? Gratis. E è stato mandato a tutte le persone di ricerca e sviluppo, e parlando di alcuni modelli laser c'è anche il tema della costruzione, anche persone della produzione. Quindi abbiamo sia progettazione che produzione. Okay? Sulla base di quello abbiamo creato quest'ultima cosa, che era quindi una scheda che rappresentava della persona le competenze nei vari ambiti. Perché? Perché se confondete competenza con ruolo, prendete di una persona soltanto l'ultimo, ma lui magari ha cambiato, magari dove lavorava prima ha fatto altre cose. Invece chiedendo un self-assessment di dire come si sente per ogni argomento, si scoprono anche che persone hanno più competenze orizzontali di quelle che si sospetta da fuori. E quindi c'è stato un lavoro a più iterazioni in cui alcune persone in management si sono divertite a provare a disegnare dei team abbastanza omogenei, scegliendo come ambito a questo punto le macchine laser speciali. Quindi le macchine laser speciali partono dalla piattaforma più o meno esistente, ma devono cambiare una parte abbastanza significativa e anche montarsela, perché la produzione è custom. Quindi nel team c'era sia progettisti che personale di montaggio. Con la somma degli skill di ciascuno si crea la heat map degli skill del team, quindi si vede quel team dove ha più competenze, dove ne ha meno, e già fornisce una prima indicazione a chi si occupa poi di far crescere le persone, fare piani formativi, organizzare dei corsi, eccetera, se c'è da fare degli interventi verticali abbastanza rapidi, perché c'è da coprire delle parti che sono carenti. Quindi abbiamo partito, abbiamo fatto il lift off, questo lo conoscete da vari libri, no? Il lift off normale del team, abbiamo definito i valori, la definition of done, la missione del team, ci siamo fatti la foto di gruppo. E però c'era il primo problema, erano di più del classico 9 del team Scrum, e quindi ho provato a utilizzare un concetto che non è completamente nuovo, però io ho riutilizzato questa parola dual core, cioè il principio è di fare una squadra di squadre con un numerosità 2, ok? È una cosa per dire altri framework tipo l'S già lo fa, no? C'è un solo product owner e più squadre. Quindi l'idea era di avere, da fuori è un processore solo, ok? Quindi quando voi siete un utente, avete un processore dual core o anche più core e lanciate, non so, il browser, vi interessa vedere quanto tempo ci mette a aprire il browser, non vi interessa sapere i due core come si rimpallano le istruzioni da eseguire, giusto? E ugualmente ho detto, ok, la parte che vede l'azienda è un processore solo, quindi un product owner, un backlog prioritizzato per valore, una sola review, quindi i due team devono integrare durante lo sprint, e l'incremento che conta uno. E mi aspetto da questa squadra di squadre la stessa dinamica di quello che avviene dentro la squadra, cioè dentro la squadra ho delle persone motivate a raggiungere l'obiettivo insieme, aiutandosi. Una squadra di squadra sono squadre che raggiungono l'obiettivo aiutandosi. Formazione, ok? Poi troverete le slide, potete vedere. Gli spazi, abbiamo dovuto cambiare radicalmente gli spazi, perché se lavorate a Silos usate gli spazi in maniera diversa. Lavorare Scrum con l'hardware richiede più spazio, e quindi abbiamo dovuto spostare persone. C'è stato un momento veramente nobile, lo voglio citare, in cui si sono sacrificati Vittorio, amministratore delegato, responsabile delle risorse umane, Alessio, che è lì nel palco, sono andati in ufficio insieme per far spazio a un gruppo di sviluppo, fare nuovo spazio, poi cambiare delle robe, e poi finalmente Alessio ha avuto un ufficio tutto per sé. Ma ecco, abbiamo dovuto fare dei cambiamenti che non sono scontati, no? E questo ha fatto sì di avere poi lo spazio dove fare le review, dove integrare il prodotto, dove avere le nostre board e così via. Il planning, chi c'era qua la puntata precedente lo scorso anno, alla stessa maniera si fa in piedi, a buffet, e quindi molto rapidamente le due squadre si dividono il lavoro e discutono di fronte a qualcosa di fisico, e poi si separano per creare il proprio tabellone. I daily scrum hanno sperimentato e li fanno un team dopo l'altro, ma la quasi totalità dei membri ascolta il daily dell'altro team, ma è volontaria la partecipazione. Quindi si fanno i daily separatamente, ma c'è una partecipazione incrociata. Il refinement, che è la cosa più difficile di solito per qualsiasi team scrum, anche nel software, si usa il sistema del triple nickel, che è documentato come un sistema per fare retrospettive in realtà, e noi lo facciamo per fare refinement. Quindi a coppie si passano la striscia della storia,
si fanno domande, scrivono delle robe, attaccano sotto delle cose e poi passano la storia alla coppia successiva e fanno girare quindi le storie a tutti. Questo permette di lavorare in tanti senza darsi fastidio. Se qualcuno, una coppia, prende una storia che sembra ready, pronta, si mette un bollino verde e quando una storia ha tre bollini verdi si mette al centro e la si trascrive sul sistema elettronico. La review. La review, essendo roba fisica, abbiamo il primo problema, che nel software dicono tutti, il software deve essere shippable. Peccato che una macchina laser, se è shippable, vuol dire che è su un camion e se ne sta andando. Quindi tocca fare i filmati, per le macchine sono già partite, e oppure simulazioni al 3D quando ancora la macchina da vedere non c'è. Quindi molto lo passiamo nello spazio, vedendo delle slide, dei filmati, delle cose, ma spesso capita di aprire la porta, andare in produzione che è di fianco e vedere una macchina che è in fase di costruzione e provare a lavorarci di sopra. Retrospettive, chiaramente è come qualsiasi tipo di software, quindi vado veloce, ho scritto le cose che facciamo più spesso, ma non cambia nulla. Gli spike, nel software si fanno i cosiddetti spike, sono sperimentazioni per abbattere i rischi, ecco uno spike hardware. Qui siamo da verificare un sensore per una roba particolare e dobbiamo abbattere il rischio il più rapidamente possibile. Quindi sperimentare e fisicità. Questo, voglio citare appunto il mio amico Claudio che ci sta ascoltando, porta nel team tre componenti: scienza, arte e artigianato. Il vero team Scrum lo riconosci perché riesce a unire queste tre componenti. Quindi risultati, se abbiamo fatto i canonici 8 sprint, no? Si dice prima di 8 sprint è veramente duro stimare un team, se vi ricordate che stati l'anno scorso i primi 8 sprint di quello lì, che era un team aveva fatto un anno intero, erano veramente irrilevanti. Quello che ho fatto fare è un self-assessment al team stesso dicendo, rispetto i componenti base dello Scrum, quali sono gli impedimenti? E, spoiler alert, 99% dei casi, degli impedimenti, erano sistemici, non legati al team stesso. No? Il team potrebbe fare Scrum, ma... E quindi abbiamo creato un bel backlog di trasformazione per la nostra prossima passo avanti verso qualcosa che è di meglio. Quindi quali sono i prossimi passi? Abbiamo, in realtà, il prossimo passo l'abbiamo già fatto. Abbiamo istituito l'Executive Action Team, quindi il team apicale che risolve gli impedimenti a livello sistemici e guida la trasformazione, e l'Executive Meta Scrum, che è il team, è il refinement dei PO, quindi è questo forum dove nel nostro caso la università non è enorme, ci sono anche i PO dei team singoli, si discute di come è allineato il backlog dei singoli team con la nostra strategia. E quindi la parola finale a Vittorio su che cosa faremo adesso due nuovi team, un altro sempre sul laser per estendere l'agilità sempre allo stesso settore e la parte software che è quella dell'interfaccia, e continueremo a fare inspect adapt da bravi agilisti. Quindi Vittorio, a te la chiusura. Sono connesso? Sì. No, io una cosa che non hai detto, secondo me è molto importante, questa. Ah sì, dilla. Questa. Impedimenti, quindi questo è l'assessment che ha fatto Paolo, come è andata, quali sono i problemi che avete riscontrato e quant'altro, e dopo in forma totalmente anonima, una richiesta, lo rifareste? Siete disponibili a procedere? È una cosa che vi piace? È una follia, è meglio lasciar perdere, abbandoniamo? La risposta è stata come la vedete, quindi sono 15 persone, 12 hanno detto sì. Noi siamo, non solo la rifaremo, ma siamo disposti a continuare perché ci crediamo. 3, sì, a patto che, e ci sta, infatti risolve gli impedimenti, una scheda bianca che non abbiamo ancora scoperto chi è. Non l'ha scoperto. Vabbè, quindi questo è molto, molto, molto importante perché è anche stata la benzina che ha fatto sì che noi abbiamo detto, beh, se ci credono i ragazzi che ci lavorano, noi non possiamo non crederci. E quindi abbiamo dato il via e stiamo partendo effettivamente adesso con altri due team e stiamo in qualche modo architettando un po' il resto dell'azienda. Quindi adesso che cosa posso darvi? Vi ripeto, neofita, quindi iniziato all'inizio di quest'anno, però vi ho detto quali erano le nostre aspettative dal punto di vista aziendale. Dopo questa sperimentazione, che cosa abbiamo osservato? Sicuramente di molto positivo.
Sicuramente è quello che vi dicevo prima, e lo vediamo dalle risposte. Il livello di motivazione del team si è innalzato, le persone sono coinvolte, quando parli con loro senti qualcosa di vivo, e questo è molto importante. La trasparenza. Noi spesso e volentieri conclamiamo, sì, noi siamo trasparenti, facciamo vedere tutto, però ci siamo resi conto che adesso siamo trasparenti, non lo eravamo prima. Qua abbiamo una possibilità, per esempio attraverso le review, piuttosto che quando tutto rimane fisso continuamente nella sala, chiunque può rendersi conto a che livello si sta procedendo all'interno di un progetto, e questo è molto importante. Si diceva prima la motivazione del team, questa è direttamente collegata a quello che dicevamo prima, quindi la sua efficienza o efficacia è sicuramente molto più importante. E una parola, penso che sia anche uno dei temi importanti, la sostenibilità, perché magari vediamo il punto successivo, così ci ricolleghiamo. Una cosa importante è che dal primo giorno, quando abbiamo incontrato Paolo e la squadra di Festo, la cosa che ricordo aver detto è: io ho in mente un qualcosa che deve in qualche modo sposarsi a quello che noi riteniamo essere il nostro piano strategico, altrimenti non ha nessun senso. Quindi devo trovare uno strumento che mi permette di raggiungere l'obiettivo. Il mio obiettivo è il mio piano strategico. Quindi questo strumento permette, ad esempio, attraverso i meta scrum, quindi quando ci sono questi incontri che permettono intanto di avere un coinvolgimento molto forte per cercare di togliere quelli che possono essere impedimenti e far sì che le cose procedano, ma soprattutto nelle review avere la possibilità continuamente di rendersi conto se quello che stiamo facendo è attinente a quello che noi vogliamo fare, e quindi avere sempre ben presente, soprattutto quando parliamo del meta scrum, in questo caso dove fa parte anche la direzione, in questo caso il sottoscritto, avere sempre in mano da una parte il piano strategico dell'azienda e vedere se il backlog che arriva dei diversi gruppi è perfettamente allineato sia in termini di attività che di priorità. Questa è una cosa che non si faceva, e questo è molto importante, lo si fa con una frequenza continua, eccetera. Quindi questi sono sicuramente gli aspetti positivi, ripeto, che devono essere iperoliati, ma che in qualche modo ti danno la sensazione che è la cosa giusta. Da migliorare, sui quali mettere molto l'attenzione, sicuramente da non sottovalutare, il primo è il grande cambiamento che è stato il primo ostacolo. Fino a ieri si parlava stamattina di piramidi, di capo, eccetera. È chiaro che fino a ieri, nei sistemi classici, era il responsabile di un team che ne aveva la responsabilità totale sulle spalle e che si sentiva in dovere di dare soluzione al team che doveva lavorare. Oggi non è più così. Questo cambiamento è difficile, perché dobbiamo intanto dire al capo: non sei più il capo. Ed è la più grande difficoltà in assoluto che stiamo riscontrando. Persone che sono disorientate: ma io perdo il mio potere, come faccio a lavorare le persone? Non ho più potere. Ecco, questo cambio culturale di mentalità è una grossa, grossa difficoltà sulla quale stiamo e dovremo sempre di più lavorare. Sicuramente il fatto che oggi, ed è fonte degli impedimenti, l'azienda deve in qualche modo integrare questo sistema. Non è che il sistema sviluppo prodotto Scrum è l'ufficio tecnico. L'azienda deve anche muoversi per alimentare quello che è quel sistema vivente, quell'organismo che sta vivendo. Quindi, se partiamo dal presupposto che questo team parte da quello che arriva dal mercato e deve andare a finire attraverso l'after sales, le vendite, e in mezzo c'è anche l'ambito produttivo, acquisto, operation, vuol dire che anche l'azienda deve in qualche modo avere una connessione, quindi deve sapere come interfacciarsi con questa cosa. Anche questo non è banale, perché gran fonte, grande punti degli impedimenti sono legati proprio a quello: a me gli acquisti, a me le vendite, a me questo, e quindi sul quale dobbiamo lavorare. Il management deve essere proattivo. Il fatto che facciamo parte del meta scrum sta a significare che noi abbiamo 30 secondi? Abbiamo l'obbligo di dover togliere l'impedimento, vuol dire che noi dobbiamo assolutamente fermarci, capire e risolvere. Altrimenti non si va avanti. Anche questo è una presa di coscienza molto forte che va in ottica di cambiamento. E poi, si diceva, vanno spostati dei tavoli fisicamente, no? Vanno ricreati, vanno trovati degli spazi. Sembra una banalità, ma vi posso assicurare che non è banale.
perché oggi se andate nelle vostre aziende non c'è spazio e vi si chiede di cambiare completamente la logica degli spazi. Ecco, anche lì è stato un bel divertimento. Quindi, per quanto mi riguarda, un'esperienza straordinaria. Vi dicevo, stiamo adesso implementando, integrando altri gruppi. Ci crediamo veramente, ma ci crediamo perché i nostri ragazzi ci credono. Grazie. Grazie.